With Uber Reserve, good things come to those who plan ahead. Family vacay? Reserve your ride as soon as you book your flights. To all the planners, now you can reserve your Uber ride up to 90 days in advance. See Uber app for details. As a parent, you know it's not just baby talk. Somebody's hungry. So, talk with your baby's doctor about invasive pneumococcal disease or IPD and ask how Prevnar 20 pneumococcal 20 valent conjugate vaccine can help protect them. Children under two are at increased risk, but Prevnar 20 can help them develop more immunity to 20 strains of bacteria that cause IPD. Prevnar 20 is approved for children 6 weeks and older to help prevent infections from 20 strains of bacteria that cause invasive pneumococcal disease. Do not get Prevnar 20 if your child has had a severe allergic reaction to the vaccine or its ingredients. Those with weakened immune systems may have a lower response to the vaccine. Talk to your healthcare provider before vaccination if your baby was born prematurely. Side effects may include irritability, pain, redness, swelling at the injection site, drowsiness, muscle pain, decreased appetite, headache, and fever. For full prescribing information, please call 1 855 213 2138 or visit Prevnar20.com. <laughs> Ask about Prevnar 20 for your baby. Visit askforprevnar20.com. This episode is brought to you by Bubbly Sparkling Water, your must have sofa sidekick. Available in a delicious range of flavors like blackberry, lime, and grapefruit. One episode? No, no. Bubbly is for one season, sort of nights. No calories, no sweeteners, all smiles. Crack a smile with the official Sparkling Water of Reality TV. Buy Bubbly Sparkling Water at your local grocery store or head to bubly.com. Che tristezza, ragazzi, che tristezza quando vengono a mancare certe sensibilità. Al di là del fatto che eh, quando viene a mancare un ragazzo è sempre una tragedia. È sempre un vuoto. Chiunque tu sia, ovunque tu vada. E poi la tristezza maggiore arriva quando questo ragazzo che viene a mancare è capace di raccontarsi così. Cerco di essere tutto quello che posso, ma a volte mi sento come se non fossi niente. Prego Dio, mi faccia essere un uomo migliore, perché un giorno forse... Mi batterò per qualcosa. Ringrazio Dio che mi ha reso parte del piano. Immagino di non aver passato tutto quell'inferno per niente. Faccio sempre cazzate, distruggo cose. Sembra che l'abbia perfezionato. Ti offro il mio amore. Spero che tu la prenda come una medicina. Mi dici che non c'è nessuno meglio di me. Penso che ci sia meglio di me. Spero che tu veda il meglio in me. Finisco sempre per migliorarmi. Ecco. Queste sono parole tratte dall'ultimo singolo appena uscito di Jules Ward. Come, come and go, mi pare. È peso, è molto peso pensare. Questo ragazzo, che stava facendo un suo percorso per migliorarsi, non ha avuto tempo. Che questa volta la distruzione, l'autodistruzione di cui parla, è stata definitiva. A cosa è servito tutto il successo così breve? A cosa serviranno dieci album postumi? A parte far arricchire questi, questi serpenti delle major, che almeno in questo caso stanno rispettando un po' la volontà dell'autore eh, per quanto riguarda lui ma anche per quanto riguarda Pop Smoke cosa che non hanno fatto con eh, XX Tentation non, non c'è stato rispetto per lui eh, nella pubblicazione di tutti quei lavori postumi ma a parte questo discorso che cosa ne è stato, che cosa ne è rimasto anche di persone come Lil Peep che è una delle storie più tristi veramente... Il Pipe è... è sempre triste quando muore un giovane ragazzo. Ma questi qui mi hanno cioè parlarne ti toglie tutto hanno dato molto. Ma insomma, io voglio dire in questo podcast per quel poco che posso dire che non fatevi illudere, ragazzi. Non fatevi ingannare dalla favoletta da quello che vedete dagli effetti video dall'editing non fatevi ingannare da questa prospettiva non fatevi ingannare dal video cartoon di juice world che combatte con i propri demoni perché combattere con i propri demoni non, non ha nulla di interessante devi farlo devi farlo quando escono fuori devi farlo ed è proprio questo che per questo che ci si droga perché non si ha voglia ma solo che la droga li trasforma ancora più grandi tu inizi per annullarli e ti ritrovi in una stanza piena di mostri, piena di fantasmi fino a che non sei tu a sparire perché loro non se ne vanno. Loro se ne vanno solo se li conosci, se comunichi con loro. Se ti rendi conto che non ci sono, è tutta una proiezione. Loro se ne vanno solo se ti fai aiutare. Perché se sono tanti e tu sei uno solo, forse da solo puoi non farcela. Ma l'aiuto non è quello che ci mostrano, non è l'ostentazione. Non è di certo il successo a placarli, se, anzi li ingrandisce ancora di più. Oggi con questo podcast voglio tendere un braccio alla solitudine, perché la solitudine è la grande nemica di chi non sa ascoltarsi e non si scappa. La si accetta, la si affronta, la si porta con sé. e poi si è pronti per il, pro per il prossimo, perché altrimenti si va sempre lì. Se tu cerchi gli altri solo per colmare la solitudine, se tu cerchi eh, gli altri, solo la droga, solo per colmare la tristezza, è, è un pagliativo. Io voglio dire che bisogna avere forza, coraggio e avere voglia di esserci. Di stare, di respirare, di vivere con quello che c'è: siamo fatti per respirare aria, siamo fatti per. Eh... Vivere di quello che la vita ci ha dato, il superuomo, eh, tutto quello che c'è dietro, eh, noi al centro del mondo, è tutto molto affascinante. L'estetismo, eh, l'esserci, il, il al volere di più, il dare di più. Io dico: va tutto bene. L'essere umano deve sperimentarsi e se una condizione non ti piace, eh, devi guardare oltre. Ma c'è una cosa che non mi torna e non è solo eh, vedere questi ragazzi che corrono attorno a un burrone eh, con il desiderio inconscio di buttarsi giù, ma è che a me non, non mi colpisce più di tanto la morte di questi personaggi, a me mi colpisce la vita, la vita che ha narrato queste liriche, che è stata narrata da queste liriche, una vita che... Non è stata vita. Per questo dico non lasciatevi illudere. Perché non è stata vita. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.